Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha presentato la nuova giunta comunale dopo le elezioni amministrative dell'11 giugno scorso, il turno di ballottaggio che si è svolto il 25 giugno. Sono 9 i componenti del nuovo esecutivo, tra cui 4 donne, il vice sindaco del capoluogo calabrese Ivan Cardamone, a cui sono state affidate le deleghe a politiche culturali, beni artistici e culturali e patrimonio. Confermati i ruoli in giunta per Franco Longo con delega a lavori pubblici, grandi opere, gestione del territorio ed edilizia scolastica, Giampaolo Mungo delegato a promozione dello sport, impiantistica sportiva, ambiente e ciclo dei rifiuti, parchi e giardini, Lea Concolino assessore a politiche sociali, promozione del volontariato, ufficio, casa, programmi di social housing, Alessio Sculco delegato a attività economica e innovazione tecnologica. 4 gli assessori alla loro prima esperienza nell'esecutivo del comune, Concetta Carrozza delega alla pubblica istruzione, diritto allo studio e pari opportunità, Alessandra Lobello delega al turismo e spettacolo, politiche del mare, marketing territoriale, politiche giovanili, Modestina Migliaccio assessore ad urbanistica ed edilizia privata, Danilo Russo delega al personale, avvocatura e affari generali. Il primo cittadino ha evidenziato le tante novità sia in giunta che in consiglio, spiegando che non è mai successo che potessi comporre la mia squadra in tempi così rapidi. Segno, aggiunto Abramo, di una grande sintonia tra le varie componenti che compongono la maggioranza. Lo stesso Abramo ha tenuto per sé le deleghe ai rapporti istituzionali con lo Stato e la Regione, Polizia Municipale, Protezione Civile, Mobilità e Traffico, Risorse Finanziarie e Bilancio, Ufficio Stampa e Comunicazione, Rapporti con gli ATO e Società Partecipate. Sindaco, le piace molto questa giunta, abbiamo notato. Sì, mi piace perché è fatta di persone per bene, professionisti, molti avvocati devo dire. Essendoci la facoltà di giurisprudenza, giustamente abbiamo preso molti avvocati in giunta. A parte gli scherzi, credo che sia stata la giunta più semplice che abbia potuto comporre nell'esperienza mia da sindaco, perché ci siamo trovati subito sugli uomini, sulle deleghe addirittura molti si sentivano la grande responsabilità e quindi preferivano avere delle deleghe un po' più leggere e invece abbiamo dovuto insistere noi. In politica non succede normalmente così, no, io voglio l'urbanistica, io voglio l'attività economica, invece questa volta era esattamente l'incontrario, perché gente nuova che non viene dalla politica e che quindi si sente molto responsabile sulla delega che andrà a rappresentare in giunta, quindi abbiamo dovuto insistere e fare noi una suddivisione delle deleghe in maniera in base alle caratteristiche anche degli assessori.